L'anniversario era di quelli importanti. La decima pedalando coi campioni doveva essere per gli organizzatori, in primis per il promotore Ennio Vanotti, un'edizione speciale, una sorta di chiusura del ciclo, un modo per dire a 10 siamo arrivati e ci siamo arrivati alla grande. E l'obiettivo è stato ampiamente centrato. Domenica scorsa, a detta di tutti, si è assistito alla cronosquadra intorno al lago di Endine più fortunata dal 2006 a oggi, non solo per merito del tempo. Bastano tre numeri per confermarlo. 250, come le persone tra sponsor, ospiti ed ex professionisti che sabato sera si sono radunati a Bergamo per la cena di gala che ha aperto la rimpatriata delle vecchie glorie. 355, come gli amatori che hanno partecipato alla cronosquadra intorno al lago d'Endine. 120 come gli ex professionisti che hanno risposto all'invito di Ennio Vanotti e da Luci Casazza. Tra questi, 104 hanno inforcato la bici, come Felice Gimondi, Maria Canis, il due volte iridato Gianni Bugno e Giovanni Battaglin. Altri, come Roger De Vlaming, il sergente di ferro Gianfranco Ferretti e Bruno Wolfer, hanno voluto comunque onorare l'appuntamento con la loro presenza. Continuando a dare i numeri, la star list della manifestazione bergamasca vantava i nomi di 9 vincitori del Giro d'Italia, 2 maglie gialle dal Tour, 2 padroni della Vuelta, di 7 campioni del mondo, di 3 medagliati olimpici e di corridori che hanno portato a casa un totale di 27 classiche monumento. Insomma, un pezzo di storia del ciclismo che ha pedalato per permettere all'Unione Ciclistica Casazza non solo di regalare una domenica indimenticabile ai cicloturisti, ma anche di devolvere 3.000 euro all'associazione Terra d'Europa, Onlus Bergamasca che si occupa di seguire nel doposcuola ragazzi dai 9 ai 19 anni con disturbi specifici nell'apprendimento. Visto lo scopo benefico della cronosquadre, poca importanza ha l'aspetto cronometrico, a cui però molti amatori hanno dato peso. Come il quartetto capitanato da Claudio Chiappucci, che ha coperto i 17 km del percorso in 22 minuti e 37 secondi, alla media di 46 e 36. O come i gregari di Matteo Algeri, che, dopo il primo posto del 2014, quest'anno si sono dovuti accontentare della piazza d'onore, davanti al team di Ettore Badolato, di Alessio Bongioni, di Matteo Cattaneo, di Luca Bramati e di Diego Caccia. Ma, classifica a parte, il vincitore è stato lui, Ennio Vanotti, che dopo un anno di lavoro ha visto coronato il suo sogno. Andiamo ad ascoltare tutta la sua soddisfazione. È stata una tappa dolomitica, parlando ciclisticamente, però ben riuscita, una tappa in cui siamo riusciti a realizzare quello che volevamo già dall'anno scorso, la festa il giorno prima, la festa oggi. È stato uno spettacolo perché oltre a questo c'è il sole che ci ha assistito tutto il giorno, il tempo proprio mite e ha contribuito a migliorare tutto, insomma. Ha contribuito anche a richiamare in Valcavallina qualcosa come 120-130 ex professionisti. Se volessimo strapparti un nome, uno solo, a chi va ringraziamento per essere venuto a Casazza? Ma direi quest'anno, io avevo prefissato la data con Felice Gimondi, vorrei ringraziare lui, ha messo proprio la ciliegina sulla nostra torta, diciamo, ha completato la torta definitivamente, proprio estrema, insomma, una torta enorme di tanti corridori, e lui l'ha completata dandomi la soddisfazione di essere con noi. Però ecco, non devo togliere nemmeno il resto, perché tutti hanno fatto questa torta, e in particolare, non so, Tommy Prim che viene dalla Svezia, il Battaglin che la prima volta viene da noi, il Roger che viene dal Belgio, e poi chi ancora, il Mariano Piccoli, non so, adesso tanti nomi importanti, il nostro Savoldelli, Gianni Bugno, i nostri campioni, diciamo, italiani che sono andati per la maggiore a livello internazionale, erano qua a Casazza, e questo mi ha gratificato tanto. E la ciliegina sulla torta a Felice Gimondi, cosa pensa di questa manifestazione? Devo ringraziare soprattutto Ennio, che per 10 anni mi ha bombardato. Siccome la gara vostra si trovava in concomitanza con la Rocca Azzurra, una gara importante a mountain bike, non ho mai venuto. Quest'anno ho dovuto accontentarlo e accontentare anche gli amici di Casazza. Ho avuto piacere di ritrovare anche tanti colleghi, tanti amici, e quindi un po' un ritorno al passato. Parlando di classifiche, il vincitore di quest'anno è stato il Diablo Chiappucci. Ecco cosa ha detto al termine delle premiazioni. Claudio Chiappucci, questo weekend hanno fatto faticare quelli da Luci Casazza, prima la cena e oggi 3 giri, però un bel primo posto. Sì, è una bella giornata, anche perché comunque ciclismo che oggi ha raccolto tanti ex campioni, non solo italiani, perché c'erano anche tanti stranieri, quindi è diventato internazionale. E credo che poi
la stima di questa cosa è che sia solidarietà, ma si sa che gli ex campioni, gli ex ciclisti o ciclisti hanno sempre l'adrenalina, quindi ci mettono sempre del loro per far sì che ognuno faccia il meglio del risultato. Beh, quest'anno è toccato a me, per fortuna. Perché secondo te qui a Casazza vengono tanti ex professionisti? Merito di Ennio o c'è anche quel fascino della manifestazione? Piano piano credo che Ennio abbia saputo conquistarsi un po' questo spazio, perché ha avuto sempre buone relazioni anche con gli ex ciclisti, è capace un po' di gestire, è capace di curare queste pubbliche relazioni, non è il personaggio che ti chiama una volta e poi scompare. Lui, come ormai si è detto più di una volta, è sempre presente e a sentire se saremo presenti, e quindi ci martella, perché lui è un martellatore. E io lo conoscevo come corridore e non era così martellatore, era molto più tranquillo. Chi invece al cronometro non ha pensato, o meglio, ha fatto di tutto per chiudere con l'ultimo tempo, è stata la maglia nera Bruno Zanoni, che però, in quanto beneficenza, merita la maglia gialla. Bruno Zanoni! Maglia nera, ma soprattutto maglia gialla, se vogliamo, perché sei forse quello che interpreta meglio questa gara. Ti diverti, si va piano, ci si gode il panorama e si arriva in parata. Devo fare complimenti anche al mio gruppo, perché ormai siamo amalgamati e è importante anche che ci sia un accordo. La manifestazione è importantissima perché noi abbiamo la fortuna di poter aiutare appunto chi è più sfortunato di noi, però ben venga anche una al mese di queste cose, sarebbe... la mia risposta sarebbe sempre per il sì. Io devo fare i complimenti a Ennio, perché negli anni precedenti ho provato a organizzare queste cose e so cosa vuol dire, e riuscire a portare tanta gente così qui a Casazza ci fa, per noi è un divertimento poter anche aiutare il sociale, e ci fa tornare indietro negli anni, perché chiaramente rivedi gente che sono anni che non vedi più e torniamo alle fatiche fatte qualche anno fa.